Se le mie parole possono, in un momento difficile come questo, anche parzialmente tranquillizzare la gente di Trapani e la società, però mi interessa la gente perché poi alla fine il mio riferimento sono loro, oltre che la società, ci mancherebbe, perché so quanto soffrono e so il disorientamento che vivono, perché non è possibile vedere certe prestazioni e la gente si chiederà, tu in questo caso io sei il responsabile e quindi vogliono qualcosa da me. Io ho già detto, come anche qualcun altro, che non c'è più tempo per poter parlare, invece c'è tempo per poter parlare e adesso tutti si assumono le responsabilità. Tutti indistintamente, perché sennò è come ho detto precedentemente in altre televisioni, è troppo facile dire l'allenatore arriva, no, il responsabile sono io, no, per un cazzo, io sono il responsabile ma insieme a tanti altri, quindi ognuno si assume le proprie responsabilità, io mi assumo le mie e sono disposto ad immolarmi per qualsiasi cosa sui miei eventuali errori, però basta perché quello che si è visto oggi è veramente una cosa imbarazzante. Poi se i giocatori si offendono vuol dire che non sono giocatori che ci servono, perché i giocatori che ascoltano le mie parole devono essere d'accordo con me e capire che oggi sono stati imbarazzanti contro una squadra, e lo dico e lo ripeto perché per me Roberto è un fratello Stellone, e lo dico proprio se, perché, che ci ha aspettato fino al secondo gol per poterci rimettere in partita e nonostante tutto non l'abbiamo capito, e il mio disappunto è questo, perché è anche un discorso tecnico, non è solo quello, quindi vuol dire che dentro non c'è quella giusta mentalità, non c'è la voglia di uscire da questa situazione, non c'è la rabbia, tutte componenti che sono indispensabili a prescindere. In una situazione come la nostra io mi aspetto che gli errori vengano fatti perché uno, che entrano in tre sulla palla, non nessuno. E quindi è il momento, ripeto, i giocatori si offendono, mi dispiace se si offendono, oggi mi sono sentito offeso anch'io, si è sentito offeso il direttore, credo che si siano sentiti offesi i tifosi, credo che si è sentito offesa la proprietà, e quindi allunghiamo il numero degli offesi, però basta, da martedì ho già preannunciato, ho parlato col direttore, si va al ritiro, non martedì, si va da domani in ritiro. E molti ironizzeranno anche su questo, diranno è troppo facile andare in rete, tanto ci andiamo, poi non sarà la soluzione, tanto proviamo questa, ovviamente un ritiro non limitato a questi due giorni ma illimitato, quindi lo decideremo io insieme al comandante e il direttore quando sarà il caso di non starci più, perché e vi assicuro che l'unico che è penalizzato dal ritiro o uno dei pochi sono io. Ma no, tradimento è una parola eccessiva, non mi sembra neanche giusto, e poi non è questione di essere traditi, ma neanche tattico, perché noi abbiamo fatto la parte, cioè, se io fossi, come ho detto prima, un allenatore disonesto, intellettualmente disonesto intendo, direi sì, ma oggi noi abbiamo subito un gol su un infortunio del portiere, poi abbiamo creato due opportunità grandi con Citro, abbiamo colpito la traversa, ma questa sarebbe una presa in giro per i tifosi, per la società, perché questa è cronaca. Le mie squadre, le mie intese come le squadre che alleno, non devono vivere di cronaca, devono dare di emozioni, e io quando sono in panchina voglio vedere una squadra che mi rappresenti. Poi ci si può riuscire, per carità, voglio dire, è successo mille volte e sbagli i passaggi e fai degli errori, ma io voglio essere rappresentato per come sono io, anche una persona in alcuni casi non assolutamente perfetta, ci mancherebbe, però voglio vedere, e io oggi non l'ho vista e oggi non era la situazione per poterlo fare, non c'era una cosa, quindi i giocatori sono rientrati, giusto? Aspettavamo quelli, sono rientrati, manca Coronario, adesso rientrerà Coronario e ancora tra un po' staremo lì a aspettare chi rientra? No, adesso basta, il punto è finito, quindi ripeto, non è una questione tattico, di messaggio, il messaggio deve essere solo ed esclusivamente emozionale,
a una condizione a gennaio. Cioè non è che noi a gennaio stiamo qui dicendo insieme alla società, se ancora ci sarò, non fisicamente, ma come allenatore, ma se qualcuno vuole andare via, no, qui noi prendiamo altri giocatori e gli altri stanno con noi fino alla fine, perché è troppo facile quando si vincono le partite stare, adesso che bisogna mangiare quello che non piace mangiare a tutti, bisogna mangiarlo fino in fondo. Bisogna soffrire fino in fondo e voglio vedere, non reagire, voglio vedere 20 assatanati col Benevento. Lo potrò pretendere? Non ho detto di vittoria, voglio vedere 20 assatanati. Stop. Ma qualche limite tecnico ci sarà, ma perché Bari che ha giocato oggi non c'aveva limiti tecnici? Ma tutte le squadre che stanno avanti a noi non hanno limiti tecnici, scherziamo. Le partite le vedo io, ma le vedono i nostri tifosi, li vedete voi. Ma questa nostra è una squadra con qualche limite tecnico, per carità, ma che può stare ultima in classifica? Sì. Ci sta solo e esclusivamente perché è ostaggio della propria inconsistenza psicologica. E adesso basta. Ma dico basta, con tutte quelle che possono essere le responsabilità che dovrò assumermi, e quello che decide la proprietà è quello a cui farò riferimento, perché anche loro valuteranno le cose, c'è un direttore, c'è un comandante che anche se non è un intenditore di calcio, ma è intenditore di persone e soprattutto di situazioni emotive, e lui queste è. Trapani non può prescindere da questo, non il Trapani, Trapani, o si gioca in una certa maniera o siamo quelli che abbiamo dimostrato in queste 10 giornate. E poi a gennaio verranno prese le decisioni, probabilmente. Ma sì, non possiamo pensare che a gennaio risolvere tutti i nostri problemi. In ogni caso non si può aspettare il gennaio, bisogna andare avanti. Lei poc'anzi ha detto in una precedente intervista, questa è una cozzaglia, ha usato mi pare questo termine di ragazzi. Oggi siamo andati in campo, sembravamo una cozzaglia. Una cozzaglia? Cioè perché eravamo... Non sa tirare fuori una cozzaglia anche da un punto di vista di distribuzione di palla, proprio... Allora, più che a cozzaglia, poco identificabile con quella che è il concetto di squadra di calcio. Poi... La cozzaglia può essere dispregiativo, non era quello il senso eccessivo. Di sicuro eravamo confusionari, di sicuro eravamo fragili, di sicuro eravamo stupidi. Stupidi nella maniera di giocare. E per me è insopportabile. Per me è insopportabile. È sopportabile una volta ogni tanto, due volte ogni tanto, troppe volte no. Perché io lo ripeto e la mia, voglio che venga capita, non è una forma... di ricatto, io sono voluto rimanere qui, sono voluto rimanere, non è che non avevo altro, poi potevo tranquillo, anche non avendo altro, tranquilla, io ho considerato la partita di col Pescara un punto di partenza per rimanere a Trapani, e voi pensate che io sto qui per fare le figure di merda che ho fatto oggi qui, che ti mettono tutti le mani sulle spalle come per rincuorarti, come se fossi un pivellino o una persona che allena per la prima volta? No, con tutto il rispetto, no. Diciamo che comunque non è pentito di questa scelta ad oggi. No, ma la mia sfida sarà questa. La mia sfida sarà questa. E in questi momenti io sento di dover dare tutto quello che ho. Però, e chiudiamo, insieme a me tutti devono dare quello che... E non mi riferisco ai tifosi. Cioè è inutile che mettiamo in ballo gente che non c'entra niente con i risultati o c'entra solo quando fa comodo. Quindi ho sbagliato anch'io, magari a metterli in una situazione di essere protagonista, no. Qui c'è solo la squadra, chi va in campo e chi si allena, stop. Poi puoi giocare tu, puoi giocare qualsiasi persona, se gioca con la mentalità giusta di sicuro le figure di merda come oggi non le faremo, quello è sicuro.